Buona serata, ben ritrovati a Sinfonia di Maestri. Siamo arrivati all'ultima puntata perché siamo addirittura d'arrivo con la stagione dell'Orchestra Sinfonica Rossini, ma attenzione, c'è un grandissimo concerto da non perdere. Stiamo parlando di quello che ci sarà giovedì 16 maggio alle 21, Carmen Fantasy. Chiuderà quindi la stagione e questo concerto in cui si esibiranno infatti due prime parti dell'orchestra in veste di soliste, in un programma che vede anche la prima esecuzione assoluta di un brano di Danilo Comitini dedicato all'artista Antonio Manzi, pittore e scultore toscano, autore dell'opera in bronzo Sei tutto per me, monumento al musicista Ritz Ortolani collocato nel cimitero monumentale di Pesaro. E allora il programma musicale prevede proprio l'esecuzione della fantasia su temi di Carmen de Bizet, chiaramente per flauto e orchestra, composta dal virtuoso dell'Ottocento François Born, in cui si cimenterà Elena Giri, che abbiamo già conosciuto, primo flauto solista dell'Orchestra Sinfonica Rossini, oltre a Born e a Comitini, in programma il concertino per ottavino, archi e cembalo di Allan Stevenson, dove solista sarà Fabiola Santi, ottavinista dell'orchestra. E allora vi vado a presentare i protagonisti di questa puntata: Franca Moschini al pianoforte, benvenuta Franca. Ciao. E Saul Salucci, che abbiamo già conosciuto, presidente sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Benvenuto Saul. Ben ritrovato. E allora siamo a questa ultima puntata appunto di Sinfonia di Maestri, uscendo almeno apparentemente dall'organico classico. Abbiamo appunto in studio la pianista dell'orchestra e appunto Saul. E allora partiamo proprio da Franca. Essere pianista di un'orchestra, innanzitutto, che cosa significa? Per un pianista è molto appagante, è molto gratificante, perché noi in genere suoniamo spesso da soli. E quindi qui io ricopro ruoli molteplici, perché oltre a essere pianista suono spesso la celesta, suono spesso il clavicembalo. Il clavicembalo nella musica antica, ma per esempio in questa Carmen Fantasy, qui suonerò il cembalo in una versione moderna, quindi comunque il cembalo concertante, e sono brani molto divertenti. Per me veramente... Per un pianista è il massimo. Ecco, quindi sì, è un bel divertimento. Sì, insomma, poi siamo tutti amici, quindi comunque sono tutte persone, siamo venuti insieme, abbiamo studiato insieme al Conservatorio Rossini, quindi comunque ci ritroviamo, è tutto molto... Una bella sintonia. Sì, molto. Ecco, nel 16 maggio appunto, che cosa andrai a suonare esattamente insieme all'orchestra? Parlaci anche proprio del sentimento di voi professori nel vedere poi i vostri colleghi nel ruolo di solisti. Certo, allora io in questa veste suonerò il clavicembalo, in questo pezzo moderno del Novecento, diciamo. Ma ultimamente abbiamo preparato anche i ragazzi che hanno fatto la spalla dei violoncelli e la spalla dei violini, che hanno fatto comunque il doppio di Brahms, e abbiamo studiato insieme, perché comunque prima che arrivi il pianoforte riassume l'orchestra. Ecco. E quindi comunque è una preparazione molto, molto valida per i ragazzi che devono fare i solisti. Anche c'è stato il maestro, per esempio il maestro Molinelli, sono venuti cantanti a studiare la Bohème, per esempio, col maestro e io che riassumevo l'orchestra, oppure col maestro Borgogelli abbiamo fatto Traviata. Bene. abbiamo fatto Carmen in 5, perché c'ho anche questa grandissima possibilità della musica da camera. E quindi comunque vedere i miei colleghi, insomma, sì, è molto emozionante, molto molto bello. E tra l'altro ne approfitto di questa sede perché il maestro Salucci mi ha promesso che mi farà fare il quintetto di Brahms. E quindi Saul, adesso non si può più. Ormai è stato confermo pubblicamente alle nostre telecamere. Il quintetto. Tra l'altro quest'anno c'è il ciclo a Brahms, quindi ci farà. Io adoro Brahms, quindi ecco, per me allora, è perfetto. Sì, allora sì. Non vedrai l'ora sicuramente. È una bella opportunità di farlo. Sì, allora sì. Franca, so che tu ci farai vedere adesso, vedremo un video tuo registrato a casa con il tuo gatto. Quindi con Olaf. Un video molto simpatico, ma che ci permetterà di ascoltare appunto Franca con le bellissime note del pianoforte. Ascoltiamo.
veramente carino questo video di Franca. Allora Franca, ci tenevi però a specificare una cosa molto importante. Sì, noi dell'Orchestra Sinfonica Rossini siamo tutti molto amici, perché si ride, si scherza, si va a cena fuori, ma quando siamo sul palco esiste solo la serietà e la professionalità. E soprattutto non esiste discriminazione, non esiste maschio, non esiste femmina, e siamo tutti molto seri e molto studiosi. Sì. Ecco, bene, infatti la professionalità si vede proprio quando siete sul palcoscenico, oltre alle ore e le ore di prove che fate quotidianamente. Certo. E quindi grazie per questa precisazione, perché ci fa molto piacere, perché siete un team, una squadra, effettivamente. Allora, Saul, siamo arrivati al termine non solo della stagione appunto sinfonica, ma anche di questo programma. Allora, andiamo intanto a fare un bilancio di come è andata questa stagione. Allora, questa stagione intanto mi piace sottolineare che si conclude proprio con un concerto in cui i solisti, l'abbiamo già detto, saranno prime parti dell'orchestra. Una delle sezioni più importanti della nostra orchestra, quella dei flauti, propone appunto Elena Giri e Fabiola Santi. Sì. Quindi diciamo ha un significato nell'anno del 30° compleanno terminare la stagione principale. Noi facciamo tante stagioni, ma quella di Pesaro sicuramente è quella principale, terminare con questa tipologia di concerto. Per il resto direi che questa iniziativa anche mi ha sorpreso positivamente, perché sapevo che i miei professori erano miei, adesso è un po' paternalistico dire miei, però i professori della nostra orchestra erano molto bravi a suonare, tutti testati, non solo studiati, ma anche tutti testati prima di entrare a far parte del nostro organico. Ma non pensavo che fossero così bravi anche di fronte alle telecamere. Sì, a comunicare. Comunicano sempre col loro strumento, invece che stavolta hanno comunicato con la loro voce, con la loro personalità. Quindi spero che chi ci ha seguito abbia potuto conoscere un po' di più le persone che sono dietro a questi strumentisti, abbiano capito qualcosa in più anche rispetto ai tanti colori che ha un'orchestra. Certo. E mi piace riprendere quello che ha detto Franca, che questa è un'orchestra, non dico atipica, però è un'orchestra davvero in cui c'è un clima molto bello, ce lo testimoniano quasi tutti i direttori e solisti che vengono da noi e si accorgono di questa cosa, anche perché poi l'orchestra in realtà è un soggetto in cui c'è competizione. Tutte quelle sedie che tu vedi messe a semicerchio, ognuna è un posto, un po' come nella griglia della Formula 1, no? C'è chi sta più avanti, chi sta più indietro. Esatto. Ecco. E quindi spesso i professori tra loro competono, nasce anche qualche invidia, e devo dire che noi, crescendo tutti assieme, abbiamo costruito un bel team solido, e forse questo ci è servito anche per fare tante cose azzardate, no? I concerti all'aperto, il pop, tutte cose che magari certe orchestre non potevano fare, noi le abbiamo fatte perché serviva a farle, e lo abbiamo potuto fare perché c'è un bel gruppo. Bene, Saul, io vedo in programma nell'ultimo concerto anche una dedica a un non musicista, che cosa ci puoi dire? Allora sì, abbiamo conosciuto questo straordinario pittore, scultore, un artista appunto che abbiamo conosciuto grazie a Catina Ranieri, la grande cantante, moglie di Riz Ortolani, che ho avuto la fortuna di conoscere dopo purtroppo la scomparsa di Riz. Ci siamo diventati amici davvero tanto, e purtroppo anche lei ormai non c'è più da qualche anno, però conoscendo lei poi abbiamo potuto conoscere questo artista, perché aveva fatto un'opera dedica di un festival che avevamo iniziato, il Miro Festival. E quindi c'era questo quadro che ritraeva Riz, lei, un violino, un bellissimo quadro. E dopodiché ho conosciuto questo artista, sono andato anche a Campi Bisanzio a vedere il museo che a lui è dedicato, e sono andato anche assieme a lui, è stato un grandissimo onore per me, alla Galleria degli Uffizi, il museo forse più importante d'Italia, in cui a lui è riservato un onore che è riservato solo ad altri 4 artisti viventi, cioè nella Galleria degli Autoritratti c'è l'autoritratto di Antonio Manzi. Quindi questa è una cosa molto importante, l'abbiamo conosciuto, e siccome è una persona che ha avuto un'infanzia molto difficile, è finito in una di quelle case di cura per bambini che una volta venivano definiti un po' troppo agitati, diciamo, sì. Quindi è cresciuto senza la famiglia di fatto,
però è diventato un grandissimo artista. Allora tutta questa storia ci è piaciuta tanto, è molto emozionale, i nostri concerti vogliono esprimere emozioni e quindi ho incaricato un nostro compositore di riferimento, qual è il maestro Danilo Comitini, di comporre un qualcosa per questo artista. Bello, bellissimo. E quindi lo proporremo in chiusura di stagione il 16 maggio. 16 maggio, Carmen Fantasy alle ore 21, Teatro Rossini. Vi ricordo che i biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Rossini, aperto dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30, ma anche nei giorni dello spettacolo sia la mattina dalle 10 alle 13, sia il pomeriggio dalle 17 fino all'inizio dello spettacolo. Quindi non avete scuse per non andare a vedere questo prossimo concerto, e poi c'è anche vivaticket.it. Io mi auguro, Saul, che questa conoscenza del vostro mondo continui anche nella prossima stagione, e ricordiamo anche al nostro pubblico come può essere informato anche per l'estate su tutto quello che farete. Sì, noi abbiamo il sito dell'Orchestra Rossini, basta digitare Orchestra Rossini sul web e si trova la Sinfonica, che siamo noi, e poi ci sono i canali social, sia Facebook che Instagram, costantemente aggiornati, si possono trovare tutte le nostre attività. Lanciamo subito la prossima edizione dei concerti Xan Italia a luglio e il Symphony Pop Festival a Fano, sempre nel mese di luglio. Bellissimi entrambi, non vedo l'ora di vedere quale sarà la programmazione per quest'anno. Intanto tutte le puntate di Sinfonia di Maestri le potete trovare anche sul nostro YouTube, sul nostro sito e anche chiaramente sulla nostra applicazione. Grazie mille a Franca Moschini e a Saul Salucci, e a presto. Buona serata.